Infatti era da un po' di tempo che volevo fare questo video perché la demenza è e sarà sempre di più uno dei grandi problemi sanitari dell'umanità intera, che sta invecchiando progressivamente e che in maniera molto preoccupante sta peggiorando il suo stile di vita. Ho voluto aspettare un pochino prima di parlarvi di questo argomento, di avere dei dati più aggiornati e freschi che mi permettessero di proporvi una vera e propria strategia antidemenza andando a combattere i principali fattori di rischio. L'occasione per fare questo video quindi me l'ha data un bellissimo report fatto dalla Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care, che è stato presentato all'Alzheimer's Association International Conference del 2020, avvenuta appunto quest'anno in modalità virtuale, ma devo dire con una notevole partecipazione. Il documento di questo 2020, che indaga i 12 principali fattori di rischio per la demenza, è andato ad aggiornare quello del 2017, che contemplava solamente 9 fattori di rischio. È importante ricordare che questi fattori di rischio sono epidemiologicamente correlabili al 40% di tutte le demenze che si manifestano a livello mondiale, per cui bisogna dire che abbiamo un 60% circa di demenze la cui patogenesi è probabilmente ancorata a fattori di rischio non ancora chiari e verosimilmente a una vulnerabilità genetica personale. In ogni caso è chiaro che contrastando questi nuovi 12 fattori di rischio si potrà abbassare molto la probabilità di sviluppare demenza, dato che il 40% non è un valore da poco. Bene, ma quali sono dunque questi fattori di rischio che ogni persona al giorno d'oggi dovrebbe conoscere? Sono questi: l'ipertensione, l'obesità, il diabete, il fumo, la depressione, la perdita dell'udito, l'inattività fisica, l'isolamento sociale, lo scarso livello di istruzione, utilizzo di alcol e bevande alcoliche, traumi cerebrali e inquinamento atmosferico. Ho trovato interessante, tanto per iniziare, che il professor Jill Livingstone dell'University College di Londra, uno dei principali autori di questo studio, abbia rimarcato che la perdita dell'udito è uno dei più importanti fattori di rischio per la demenza, e diversi studi dimostrano che il correggere la perdita dell'udito con apparecchi acustici annulla di fatto l'aumento del rischio di demenza per questo specifico fattore. Molto interessante, direi. Ma andiamo avanti. Per me, che ho sempre manifestato nei miei video e sul mio blog una certa avversione all'utilizzo di alcol, di bevande alcoliche appunto, è molto importante comunicarvi che sono in costante aumento le evidenze che collegano l'utilizzo di bevande alcoliche al deterioramento cognitivo. Ed è interessante che molti dati a supporto di questa evidenza provengano proprio dalla Francia, un paese che tradizionalmente ha sempre difeso l'utilizzo moderato, addirittura terapeutico, dell'alcol. Il famoso bicchiere di vino a pasto, che è una scemenza colossale, chiaramente. Bene, uno studio francese che ha incluso più di 31 milioni di persone reclutate in regime di ricovero ospedaliero ha dimostrato che i disturbi da uso di alcol sono associati a un rischio di demenza triplicato. Poi, molto interessante ed innovativo il discorso che riguarda l'inquinamento atmosferico. Infatti vediamo che il rapporto rileva che negli studi sugli animali è stato riscontrato che gli inquinanti particolati nell'aria accelerano i processi neurodegenerativi e, allo stesso modo, elevate concentrazioni di biossido di azoto provenienti dagli scarichi del traffico correlano per un'aumentata incidenza di demenza. Poi ancora, ipertensione, obesità, lesioni traumatiche al cranio, un basso livello culturale sono da sempre identificati come fattori di alto rischio per la demenza, quindi direi che non c'è molto da aggiungere. Invece vorrei indirizzare la vostra attenzione alla questione molto importante dell'attività fisica e della sua importanza connessa non solo alla prevenzione del danno cognitivo della demenza, ma anche al più generale discorso sulla salute globale dell'essere umano. Fare attività fisica regolare e compatibile con il proprio stato di salute dall'infanzia in avanti per tutta la vita è il miglior modo per controllare l'ipertensione, l'obesità e per favorire un buon funzionamento generale dell'organismo sul piano immunitario, infiammatorio, di regolazione del microbiota intestinale, del tono dell'umore e per contrastare l'isolamento sociale. Infine, un'alimentazione sana, priva di troppi grassi animali, non contaminata da inquinanti, ricca di proteine nobili, di frutta, di verdura e soprattutto con un basso impatto calorico, è l'ultima strategia per mantenere basso il rischio di demenza e per migliorare in generale la nostra salute psicofisica.
Bene, ci tenevo ad aggiornarvi su questo argomento molto caldo della salute mentale a livello globale in vista delle previsioni piuttosto nefaste che ci dicono che la demenza sarà, come vi ho detto prima, uno dei grossi problemi di salute del nostro mondo, che avrà grosse conseguenze sul piano economico e di gestione di questi pazienti, in un mondo con sempre meno risorse e sempre più sovrappopolato. Bene, per adesso ho finito e vi lascio in descrizione il link all'articolo a cui mi riferisco e da cui ho raccolto questi dati se vorrete approfondire questo argomento. Ok, grazie come sempre della vostra preziosa attenzione, spero di essere stato interessante e utile per voi, nel caso vi chiedo di darmi un like e di iscrivervi subito a questo mio canale YouTube o al podcast Lo Psiconauta a secondo del canale digitale da cui mi state ascoltando. Date anche un'occhiata ovviamente al mio blog valeriorosso.com in cui potrete approfondire molti di questi argomenti legati alla salute mentale e alle neuroscienze. Bene, ancora grazie e ci vediamo al prossimo video.